Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con le scuole e le luci d'artista. Illuminiamo il Natale con la creatività. Tra mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre, gli studenti delle scuole statali e paritarie del Comune di Salerno, dai più piccoli dell'infanzia agli allievi delle primarie e delle secondarie di primo e secondo grado, proporranno un ricco calendario di attività ed eventi che vedrà le scuole cittadine ed i suoi alunni protagonisti del periodo natalizio. Focus principale saranno i nostri monumenti, ma grande importanza sarà data anche alle tradizioni, alle usanze, ai racconti, ai giochi, ai proverbi, alla gastronomia legati al Natale, affinché questo patrimonio non vada perso ma venga perpetuato attraverso le giovani generazioni. E sarà questo un modo originale di recuperare l'identità storica della nostra città e contemporaneamente un'offerta innovativa per i numerosi visitatori. Il progetto comprende la scuola adotto un monumento della Fondazione Napoli 99 e in ogni sito gli studenti illustreranno il monumento che hanno in adozione e racconteranno le tradizioni salernitane che hanno adottato. Sarà per tutti un modo per guardare alla storia di Salerno da una prospettiva nuova. L'iniziativa è stata presentata questa mattina, 3 novembre, presso la sala del Gonfalone di Palazzo di Città, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, di Paola Valitutti, presidente dell'associazione Erchemperto, e dell'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Salerno, Gaetana Falcone. Noi quest'anno abbiamo associato anche l'iniziativa dell'assessorato alla scuola adotta un monumento che come ogni anno ha la sua versione natalizia. È un modo per fare scendere nuovamente in campo i nostri studenti, non farlo solo a maggio, e accoppiamo l'adozione delle tradizioni che per noi è il patrimonio immateriale e ancora più un pericolo di dimenticanza rispetto insomma al patrimonio che comunque bene o male cioè si conosce, mentre le tradizioni poco a poco le stiamo perdendo, le abbiamo perse. Stiamo da un paio d'anni facendo un forte lavoro di recupero delle tradizioni legate alle feste natalizie. Quindi gli studenti, oltre ad adottare il monumento che hanno in adozione già a maggio, associano una tradizione, un gioco, qualcosa che le ha colpiti. Noi abbiamo fornito insomma del materiale abbastanza approfondito e abbiamo lasciato fare loro, cioè ognuno ha scelto quello che più diciamo è piaciuto, e quindi per i visitatori che andranno, che ci onoreranno, conosceranno sicuramente delle storie, dei proverbi, dei giochi, ci saranno chiaramente anche i dolci preparati dall'alberghiero che prepareranno gli struffoli, quindi diciamo un tuffo nel nostro Natale tradizionale che va assolutamente salvaguardato. La scuola conosce, i ragazzi delle scuole conoscono la loro città, i propri monumenti, i propri percorsi. Oggi si aggiunge un momento di solidarietà già presente all'interno della scuola, ma si approfitta per fare un'ulteriore raccolta di beneficenza con i concerti delle scuole a indirizzo musicale. Sulla pagina Facebook dell'associazione Erchemperto, servizi per i beni culturali che da anni cura questa manifestazione, sarà possibile consultare l'elenco dei monumenti adottati e le attività che le scuole adottanti hanno programmato presso il monumento di loro competenza.